Ciao. Siamo ragazzi, oh, eccoci qua. Allora, oggi facciamo World of Tank, intanto vi saluto, sono Mighty Mouse. Oggi facciamo World of Tank, anche se io già un bel po' che non ci giocavo più a questo gioco qua, quindi mi trovo abbastanza perso per quanto riguarda le mappe. E poi vabbè, non sono mai stato un grande fenomeno, poi ho visto anche dei gameplay di altre persone, dei live di altre persone che hanno, io ho 24 carri, ma ci sono delle persone che hanno centinaia di carri. Chiaramente io tutto questo l'ho fatto senza usare il premium, l'acconto premium, senza usare i gold, e la cosa cambia. Per chi ci gioca lo sa, cambia veramente tanto. Però ragazzi, facciamo quello che possiamo, anche perché se io... È un gioco questo molto bello, ma se io devo spendere 10 euro al mese per forza, poi a me il per forza non è che mi piace tanto, devo spendere 10 euro al mese. È un gioco che li merita anche, però consideriamo che con 10 euro al mese possiamo. Ci sono tanti bei giochi a 20 euro su Steam che li compri, oppure anche scontati a 10 si trovano a volte che li compri e rimangono tuoi. C'è una bella differenza. Quindi io faccio il mio possibile. Infatti, 9-10 per me al momento sono abbastanza proibitivi, perché anche se ho qualcosa di 9. E c'ho anche della bella roba, per esempio il T30 ogni tanto ci gioco. Questo è un carro che riesco spesso a fare qualcosina, perché è un carro veramente veramente bello. Fa tipo sui 750 a danno, 950 è un massimale che non fa quasi mai, ma i suoi 750 li fa. La penetrazione è buona perché comunque lui è 76, 320 e 90, quindi è tanto. Ed è un ottimo carro anche contro 10, questo se lo gioca bene. Altri 9, poi vabbè, è fullato, che anche quello conta tanto. Poi altri 9, beh, artiglieria 9, ma un altro stile di gioco che diciamo dà forse meno problemi. Abbiamo Jack Tiger, che è buono, però non è fullato, quindi per fullarlo ci vogliono 100.000 punti. 6, 7, 8, sì, 100.000 punti preciso. E poi andrebbe al Jeepanzer 100, che 2 anni fa, io ora non so perché, tanto che un gioco un anno, 2 anni fa, e era forte. Adesso io non so perché, poi non ne sto vedendo nemmeno più, quindi penso che tante cose siano cambiate. Anche l'E75 è un grandissimo carro, l'ho affullato, sì, almeno l'ho affullato, è un bellissimo carro. E diciamo che i 9-10 non sempre li gioco, perché diciamo, se non vinci e non hai il premium vai in perdita, ma più che altro quello è il fatto che non usando i gold, tutti gli altri, anche i livelli 8 usano i gold alla fine, però comunque diciamo, anche se te la perdi e fai poco, oppure non penetri e fai poco, diciamo il rosso. Ci puoi andare di qualcosina, un 5.000 in rosso se fai una brutta partita. Con i livelli 9 e 10 vai su un 20.000 in rosso, non usando i gold. Se usi i gold e non è un premium, ti rovini. Quindi diciamo che al momento la giochiamo un po' così, senza premium. Poi vedremo, io sono un po' contrario al mensile forzato su un gioco, perché comunque, vi ripeto, ogni mese con 10-20 euro, qualche giochino comprato adesso, Pixart, l'ho pagato 20 euro, voglio dire, è un bel gioco, l'ho portato ieri. Comunque, noi partiamo da, facciamo qualche livelletto basso, perché poi li devo portare anche avanti. Io sto portando i preferiti, questi qua sono i carri che sto portando avanti, che sono il GW Panther, che è l'artiglieria. Che l'artiglieria è stata la mia preferita, perché è stata la prima con cui ho giocato.
Prima che nerfassero tanti anni fa l'artiglieria era micidiale, infatti avevo tutte le artiglierie. Poi hanno cominciato a nerfare l'artiglieria pesantemente, e sul discorso precisione, sul discorso danno, sul discorso tempistica di ricarica hanno nerfato su ogni cosa. Ed è adesso, io l'ho provata, funziona la metà della metà di quando lo usavo io all'inizio, 3 anni fa forse. E però ha sempre il suo fascino. A me l'artiglieria mi piace tantissimo. Io ero anche bravo con l'artiglieria, adesso devo riprenderci un po' la mano. E ho usato tanto anche i cacciacarri. I cacciacarri sto facendo il Su-152 col primo cannone. E vedremo se sbloccherò tutti i cannoni, perché comunque i cannoni costano 18 e 21 è tanto, perché sono tipo quasi 40.000 punti, sono anzi di più. Di più? Sì, sono 40.000 punti. E su ISO 152, che è bestiale, costa 75. Cioè più di metà punti mi vanno sui cannoni. Poi non so se francamente merita, perché il primo è rovinoso, non perra e non ammira. Gli altri due non li ho mai provati, perché questo carro qui l'ho preso, l'ho mollato più volte dalla disperazione, perché ti fa disperare. Poi stiamo facendo l'AMX M4 livello 7 per andare all'AMX 5100, e qui credo mi fermerò, non andrò avanti. Mi fermerò all'8, tanto i 10 senza premium, 9 e 10, inutile di faccia. Però il 5100 è un ottimo carro, secondo me stupendo, anche se si andrà sempre con i 10. A parte che è un pesante, forse no, ma comunque diciamo su 10 partite 8 volte magari vai con 10, anche perché è una bestia, perché questo qui ha 6 colpi in canna, penetra abbastanza bene e fa 2,40 di danno. Barra 320, che secondo me con 6 proiettili dentro è tanto. Va saputo gestire, cioè questo secondo me è un ottimo carro, va saputo gestire, perché una volta finiti 6 proiettili, il nemico te lo guardi, chi c'è davanti, il carro nemico te lo guardi per la bellezza di 35 secondi, quindi il tempo di più o meno di un'artiglieria, e quello ti sbuccia, ti sbuccia e ti fa la buccia. E quindi poi c'è quest'altro 300. Ah no, no, questo è più avanzato, perché non c'era il simbolino della ricarica. Aspetta un po', 6 proiettili 300, però 50 per il caricamento completo. Quindi questo invece è 30, fa 2 e 40. Questo fa 300, quindi fa 60 di più a danno, però 50 secondi per la ricarica. E questo 35, e il tempo di ricarica tra un proiettile e l'altro è uguale, però penetra anche di più. Ma sì, 259, 263, 232, 212. Bisogna, oddio, 35, 50, però 50 sei artiglieria a livello 9, carica 50. Però se hai proiettili nel caricatore, cioè anche metti uno lo cingoli e uno lo sdinghi, ce n'è sempre quattro che fanno un sacco di danno. Questo è meraviglioso. Il problema è che lui è un po'. Non mi ci trovo benissimo con lui, anche perché io, essendo sempre abituato diciamo, a usare, io diciamo, ho giocato forse un paio d'anni, un anno e mezzo, World of Tank, ma ho sempre, il mio gioco è sempre stato sul cacciacarri e sull'artiglieria, in primis artiglieria e in secondis cacciacarri. Quindi il mio gioco adesso è un pochino troppo statico, io lo vedo, un pochino troppo statico, quindi devo imparare un attimino a cambiare un po' gioco. Essere un pochino più movimentato, andare un po' più a giro, a destra, a manca, colpire, scappare. Allora, e poi va bene, abbiamo un livello 4 che è Covenanter, che poi andremo a prenderci il Crowell, e per il momento mi interessa solo quello, poi vedremo. Poi ne abbiamo, io gli inglesi non li ho sviluppati affatto, quindi approfitto, perché ho visto c'è uno stesso nuovo questo cacciocarri, non l'avevo mai visto.
Questo è favoloso. L'FV4005. Io l'ho visto in azione anche perché ha la torretta girevole. Quindi fa un male assassino perché fa 1000 e rotti. Però a un livello 10. Tra un anno ci arriverò io. Perché poi col premium è il 50% in più di esperienza e il 50% in più di soldi. Quindi anche quello conta. Però questo. Per me che piacciono i cacciacarri è 1050, 1150. Una roba mostruosa. Ma mostruosa veramente. Cioè io andando a fare così lo potrei, boh, amare per la vita. Però siamo sempre al discorso che senza premium livelli 10 è un dramma. Per razione 3,10, 2,30, 92. È un gold, semplicemente gold. Poi un altro inglese, perché appunto il Churchill, andiamo verso il Churchill e il Black Prince Covenanter, anche buono. Qui arriviamo fino al livello 9. E gli inglesi non li ho mai fatti perché hanno pochissimo danno e sono lentissimi. Io purtroppo ho provato anche a prendermi il cacciacarri, quello classico, il come si chiama? Vedete, in inglese non ho fatto praticamente niente. Ho provato anche a prendermi la T8, solamente che facendo danni al colpo, anche se ricarica velocemente, poi è lentissimo. Quindi vieni raggirato facilmente. E poi niente, poi sto facendo lo cacciacarri svedese e il medio, perché i medi non mi piacciono, ma li devo fare anche per la missione dello Skoda, che è carino. E li faccio più che altro per la missione, perché devo prendere il secondo carro, che è il, che ora non mi ricordo come si chiama, è il T28 HTC, che è un altro cacciacarri. Questo qua, no, il T28 Concept, che deve essere molto molto carino. Ma dai, andiamo a giocare, facciamo qualche partita, se no. Ah, partiamo col cacciacarri, con l'artiglieria. Ma la musica non c'è? Non la sento. Arriva. La chiami, arriva. Allora, siamo in zona di città. Perfetto, proprio quello che mi ci voleva per l'artiglieria, proprio il suo. Io potrei mettermi in A0, però se c'ho protezione, che se non c'ho protezione mi ammazzano in 3 secondi. Io guardo dove vanno gli altri e valuto. Tanto questa non è una partita per l'artiglieria, quindi non, anche se mi schiantano subito. Purtroppo l'effetto dell'artiglieria è che se ti capita la mappa di città non giochi, semplicemente. Anche se mi ha messo con livelli anche bassi. Qui ci vuole uno solo. E andiamo giù, ma giù ci legnano come dei. Bella mia artiglieria, quando non era nerfata, li avevo tutti. E li volevo portare avanti anche tutti, anche l'altra volta mi ero messo qua praticamente, però eravamo più in difesa. Non eravamo così in solitaria, io comunque vado proprio nell'angolino. Guarda, mi metto in quel cespuglietto lì sperando che qualcuno non tagli proprio nell'angolino. Vediamo che bassi qua, come fanno a spottare. Allora, comincio leggero. Ok, qui ci sono le case, praticamente qua non becchiamo niente. L'unica che sta in questa zona qui. Ah no, c'è lui. Nel volo. Merda.
Aspetta un attimino, è che in due ho paura di colpire. Dai, che c'ha. Ho paura di colpire quell'altro. Vabbè, comunque sono in due, eh. E se sbaglio e colpisce quell'altro, lo secca pure perché è leggero, non è nemmeno pesante. Non ho questo. Questo non lo becco. Se venisse con il mandolino. Da questo bello grosso lo Scorpion G, c'è tantissime persone che c'hanno questo Scorpion G, io essendo un premium c'hanno veramente in tanti, questi non escono manco a piagne. Rosso, rosso, niente, qualcosina di qua, Nashron. Adesso un bel carro. Mi è piaciuto veramente tanto, se riesco me lo rivivo pure. Appena c'ho un po' di soldetti, l'ho dovuto vendere per andarmi a prendere l'RHM. O comunque quello che c'era dopo. La serie dell'RHM. È veramente un ottimo carro, c'è una precisione assurda, almeno che non l'hanno nerfato sempre. Guarda, adesso me lo pigliavo, qui non me lo piglia. Lista, lista, lista lì. Va a cagare. Vabbè, è crepato da solo. Niente, qua non ci sta a fare niente. Questo non lo becca. Arriviamo un pochino più velocemente. Fa 3000 passaggi poco col mouse. Allora, Ma ragazzi, mi sta scorrendo il mouse, eh. Sta scorrendo, infatti si sente che sto faticando a bestia e non mi scorre inquadratura. Qui stiamo vincendo, non ho fatto niente, no, non mi scorre inquadratura, mi scorre molto male. Molta fatica. Beh, comunque non abbiamo fatto praticamente niente, ma in città disace. E risciò, carino. Naturalmente quando non faccio niente si vince, quando faccio qualcosa si perde. La delirio. Vediamo se mi faccio inchiappettare da questa, così la finiamo in bellezza. E beh, niente. Zero. Quindi abbiamo sprecato anche un per due. Vabbè, tanto ci mancano una marea di punti, quindi non è che sono nemmeno
Abbiamo fatto un pochino di più della metà in realtà. Siamo peggio. Allora, andiamo con un cacciacari, va. Anche se con lui ci soffro come pochi. Coi 9. Comunque notate che il matchmaking del gioco non è cambiato, eh. Passa il tempo, passano gli anni. Ma le cose negative non cambiano. Allora, qua essendo cacciacarri, io solitamente da questo lato è il lato che mi torna un pochino peggio. Quindi io faccio una cosa sia col gruppone. Perché dall'altro lato camperò al lato per non fare infiltrare gli spottini. Dal lato dove c'è l'acqua, da questo lato, siccome non ho il nascondiglio giusto per me, io vado dove vanno gli altri. Sì, però qua non. Aspetta però, eh. Beccato. Che ci metti troppo a stringere pure. Beh, sono rimasto nel mezzo, ma. L'ho già visto? No! Due belle portitone, belle. Belle. Dai. Speriamo che perdano, almeno non spreco il 2 per. Belle partite. Sono rimasto nel mezzo come un pirla perché volevo andare di qua, volevo andare di là, poi ho visto quello lì davanti a me e sono rimasto lì. Questo carretto qua russo io l'ho provato, se non mi sbaglio è un medio. No, un pesante? Un pesante? L'ho provato, è molto carino perché è piatto, è velocissimo, l'unico problema è che non gira la torretta completamente. Questo dà parecchio fastidio perché questo è un pesante ma lo usate come un medio praticamente. È velocissimo, non è che, cioè, sdinga la torretta perché è tonda, non è facile da mirare perché, poi se non l'hanno nel fuoco sempre. Dove andiamo? Seguo l'oro. Basta non rimanere nel mezzo, nell'altro. Però il problema è che non gira completamente la torretta, dà veramente fastidio. Perché vi capiterà tante volte con questo carro qui di circuire un nemico girandogli intorno, ma con la torretta che non gira completamente, diciamo è un po' difficoltoso. Quindi io l'avevo provato perché l'ho visto mentre giocavo e ho visto che si mirava malissimo, ho visto che gli sparavano, slingava sulla torretta. Però poi il fatto che non gira la torretta completamente è veramente una roba che vanifica un po' il tutto. Poi io parlo sempre da profano, perché non sono uno bravo, quindi prendete tutto quello che dico con le pinze e con le molle. Eh no, cos'è? Se io provo ad andare di qua. Ricordo
quello che aspetta, però leggero, non mi dovrebbe penetrare. Ah, è quello che devo prendere anch'io. È che sono lento. Grazie per la mano, chiunque sia stato. Comunque pensavo fosse più resistente. Sì, meno penetrabile. Ma cazzo, spira una volta e mi viene chiusa, no? Scenta a te. Mira sempre. Rimbalzo, va a cacare. Se ce la cambio il mouse, sennò. Non volevo sprecare il colpo per lui perché poi questo mi sfondava. Ma comunque a sto giro non abbiamo fatto niente, almeno qualcosa l'abbiamo fatta. Anche se si poteva giocare forse un pochino meglio. Gli altri quanti siamo? 6 a 9, quindi forse la perdiamo pure. Ma guardiamo sto caro lui come si comporta con questo caro qua. Me lo ricordavo anche più basso in realtà. Ma quindi l'hanno modificato questo proprio. È quello russo, non è quello che dico io? Perché mi ricordavo che era un medio russo. Ed era molto più sottile il corpo. Vai. È girato. Secco l'ha preso. Si è sacrificato un po' così. Ma io penso che non sia questa però, perché io me lo ricordavo un po' diverso. Mi sembra quasi. Poi non è veloce. 4.33. E quello che ho provato io uscivo anche sui 40 45, cioè era molto molto rapido anche a prendere velocità. Questo è quello svedese e lo sto cercando di fare pure io. Questo è il 7, deve essere veramente caro questo qua. Un po' come fosse l'RHM praticamente, perché anche l'RHM non ha niente di scafo, però questo non ha la torretta, mentre l'RHM ha la torretta che gira, e quello vuol dire 10 a 11. Anche l'Emil, quello brucio. È forte come carro, però credo che sia un carro premium. Naturalmente quelli premium sono più forti e si guadagna di più anche quando si vince in soldi. Perché lo ti dia già un equipaggio col 100%. Piglialo. Credo che questo qui svedese sia anche di molto preciso.
12 a 12. Ci sono io cadavere. Poi andiamo a vedere se è quello che dicevo io. Presa del GF, ma non credo sia il solito. E questo è veramente squadrato. Poi era un medio. Occhio, 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 LTG. L'avrebbe fatto tranquillamente, a meno che non lo cingola e gli gira intorno. Se no fa il giro e sbuca di lì. No, ammazzate quell'altro. 13 a 12? Ma questo carro non lo conosco, anche se i tedeschi l'ho fatti quasi tutti, su quelli che mi interessano. Ma questo non deve essere uno di quelli nuovi che non conosco. Nuovo per me, aiuto. Ma l'avete visto dov'è? È 2 contro 1, uno c'ha mezza vita e uno è quasi full vita, dai. Dove vai? Che te chiappa pieno. Te chiappa, sei troppo lento lì. Troppo lento. Meno male di sparare un colpo solo. Ecco, non l'ho bruciato. Meno male di sparare un colpo solo è arrivato al secondo. E poi arriva a colpo. Ah no. Meno male l'ho messo in difficoltà quell'altro. Adesso lo faceva tutto. Graficamente hanno aggiunto un sacco di cose, il terreno incendiato, hanno aggiunto un sacco di dettagli che sono spettacolari, prima non c'erano. Chi ha sparato, lui o l'altro? Ma ti ha slingato? E ora non lo becca, anche perché essendo così lungo, se c'è un dislivello, va in difficoltà. Luca slingava. No! Allora slingata in continuazione. Vai. Che Big Bong Theory. Buonasera. Bellino il nick. The Big Bong Theory. Allora, riprendiamo il nostro bruttissimo cacciacarri. Nero Conza, benvenuto. Poi vi avviso, io sto gioco sono abbastanza nabbo, quindi non vi aspettate miracoli. Metto le mani avanti. Poi sono. Non uso gold, quindi. Allora, qui è
me questa mappa qui è una delle nuove, perché io sono stato praticamente un anno assente, anche più, forse anche due. Quindi io ci ho già giocato qualche partitella su da quando sono rientrato, però sono arrivato fino al ghiacciaio in fondo dove c'è la barca, appunto. Il resto della mappa non l'ho fatta tutta. Quindi io vado laggiù. Nessuno verrà sicuramente. Come viene? Tutti di là? Come al solito? Siamo tre gatti? E vanno tutti di là. Io tutte le volte decido una direzione e vanno tutti di là. Oh. Sempre. Io vorrei andare giù, però non vorrei stare qua a rompermi le balle. Che poi non è nemmeno qua giù, la discesa è laggiù. Vai, vai, vai fuori. KV2 è un livello 6. Mi sa che l'ho provato quel carro lì, ma non mi piace assolutamente. Anche se quello che c'ho io adesso è tutto dire, tranne che bello, però dovevo fare per forza, dovevo andare lì su per rimbar cartellino. Io se trovo gente mi sfracellano, perché sono praticamente da solo, però non ho voglia di stare a cecchinare, anche se c'è un cacciacarri, non ho più voglia di stare in posizione a cecchinare. Siccome l'ho fatto per tanto tempo, perché ho cominciato questo gioco con l'artiglieria, quindi stavo immobile fisso. Poi cominciare con i cacciacarri, anche i cacciacarri sono da posizione. Oh cazzo! Eccolo, beccala qua. Dacci tu, dacci. No, merda. Niente. Piuttosto questi. Slingato, però beh, niente. Non devo andare da me, lo so, però io non c'ho voglia di sta cecchinasta laggiù, fermo 3 ore. Non c'ho voglia, infatti non devo manco prendere il cacciacarri. Appunto, prendevo un pesante, però con loro, anche se prendevo un pesante, facevo poco. Allora, prendiamo l'artiglieria, no, riprendiamo lui, dai. Tanto dobbiamo portare avanti. Poi è un carro che io soffro molto, questo carro qua, perché leva tanto, però non ha né penetrazione né mira, quindi da lontano fai realmente poco, perché non avendo mira al cannone non è che fai più di tanto, avendo anche poca penetrazione. E da vicino, avendo poca penetrazione, se ti capita qualcuno che non ha una corazza, ce la fai. Se ti capita qualcuno di pesante come questi qui, te saluto. Però chiaramente è meglio stare lontani, al limite te la fuggi, stare vicino, ovvio. Allora, siamo livelli 7 e 8. Iniziamo il gruppo. Questo giro non voglio andare da solo, vai vai. Vediamo il Black Prince, che è un carro che io, gli inglesi sono per il momento forse gli unici che non li ho mai toccati. Cioè, ho fatto, sono arrivato fino all'AT8 e poi non li ho più calcolati, perché sono troppo, secondo me, lenti, mi fanno troppo poco danno. Li sto cominciando a fare giusto per il Black Prince e il Covenanter, che sono comunque dei bei carri, comunque da avere. E
E quindi sto facendo anche l'inglese, però non sono assolutamente skillato, anche francesi non è che ho fatto molto. Più che altro ho fatto gli americani e i tedeschi. I russi qualcosina, ma mi hanno sempre un po' deluso i russi, tranne vabbè quelli famosi. Esempio col su 100 che è il livello 6 della serie che stiamo facendo, io ci ho giocato tantissimo, ci ho fatto delle bellissime partite, un carro meraviglioso. Ci sono quei 4-5 carri che sono meravigliosi, però poi il resto non lo so. Piazza qui, ecco, mi dà la bottarella, tanto per che vorrei uscire, ma rimbalzare, ma fanculo. Non posso uscire. Rimbalzo. Cazzo volte spara questo? Ah, se mi spara una volta, tutte volte, caricatore, tutte le sante volte. Dove l'ho messo il caricatore? Adesso il 5, no. Tutte le sante volte ci fanno fuori qualcosa. Questo si potrebbe anche accerchiare, se facciamo fuori questo. Ma che ci sono veramente? Che stronzo. C'è un altro, sto uscendo. Infatti se non uscivo io si stava lì un'ora. Mi sono uscito io, buonanotte. Anche l'artiglieria. Ancora vivo, dove è andato? Oh. Non si riesca a girarlo di qua. E attenzione che ci sono sicuramente dei cecchini. Cazzo, che è che mi... vaffanculo. Dai, come non l'ho preso? La mano?
Una mano, ragazzi, qualcuno. Sta sparando al suo. Oh no, ma che sta sparando? Non l'ho preso. Se avessi il colpo in canna, sparato al volo e non l'ho preso. Fatto più danni contro 10 di vita. Che fulmito. Vabbè, è morto ieri a boom, secco. Da 13 a 6, eh. Devo fare un paio di danni in più, un paio di colpetti in più li potevo tirare, ho sbagliato, ho cercato un paio di cose un po'. Però, vabbè. Sicuramente laggiù in fondo. Questo io mi ricordo, ora magari sarà anche cambiato la morfologia della mappa. Laggiù c'era una cunettina che finché non ci mettevi il naso non lo vedevi. Se c'è, mi sciocco. Lo manderei avanti lui. È cambiato qua, non era così, era un po' differente però. Sembra che non ci sia nessuno. Ma come non l'ho perforata? Ma che stai a dire? Ma come non l'ho perforata? Ce n'è uno, perché bisogna cappare? Ah no, per fare l'artiglieria mai visto nella storia di World of Tanks. Basta, non devo fare più danni, via. Sarà dalla parte di là. Il furbone. O è andato a cercare l'artiglieria. Uno fa anche cappare, magari fosse per qui. Io. Ma che cavolo, ma era rovesciato. Ma era laggiù a rovesciato. Cioè questo ha rovesciato, mi ha preso e gli sono passato praticamente davanti e non l'ho visto. Spara artiglieria Sting. Ma 1400 di danno, vabbè. Beh, comunque cose assurde. Vabbè, ne era un 2x o no? Che se non era un 2x è buono.
No, non è un 2 pelo, è buono. Allora, facciamo i medi è un dramma. Già un mezzo dramma con questi, ma i medi proprio. E il medio? Ora una ragione, leggero deve spottare. L'artiglieria con tipo il radar, la mappa deve sparare da, vabbè, si sa. Il pesante testa a testa è quello che deve avanzare. Il cacciacarri deve cecchinare. E il medio cafà. Girotto, fa il jolly, girottola. Quando vede qualcuno magari che è in difficoltà gli spara un colpetto e se ne va, cioè che deve far meglio? Non l'ho mai capito. No, seriamente, non l'ho mai capito, il meglio cosa fa? È un po' leggero, un po' pesante. Ma che ne so, andiamo. Picia. Vai di brutto, metti il sasso sull'acceleratore e andiamo. Andiamo di qua. Ma questa mappa qua è cambiata totalmente, cioè la struttura della mappa è la solita più o meno. Però è cambiata graficamente parecchio. Tipo sta strada così non era così qualche tempo fa. Quindi mi trovo parecchio spiazzato, qua non era assolutamente così, non c'era sto viottolo. E qui è tutto aperto e diventato. Un mortaccio, ho cambiato totalmente qua. C'è la rotonda lì. Sì, ma non ci vuoi sta ferma a cecchinare. Su, che palle, una volta. Fisso, artiglieria, cacciacarri. Adesso non c'ho più. Mi sono stancato di cecchinare a zona, sta fermo. Voglio fa casino. Crepo subito, ma voglio fa un po' di casino. Non c'ho voglia di sta fermo. Andiamo, e chi c'è? Nessuno? Non ho più voglia di sta fermo a cecchinare. Quello madosco. Tre. Questi sono furbi, li lasciano, ci fanno secchiare tutti e due in 3 secondi. Quindi li voglio far venire indietro perché ho visto c'è un po' di cecchini dietro. E l'ha bucato. Occhio all'alto. Mannaggia, che casino è successo? Non la sapevo questa cosa della rampa qua che c'è abbastanza di sopra. Ci dovresti andare avanti te, che sei un pesante, non io. Guarda che c'è un altro qua. Dovresti andare avanti lei, dovremmo andare. Ma che cazzo? Ma da dietro! Mi è arrivato da dietro il colpo? Ok, muovo questi rush. Cinque a sette. Io sto qua di guardia. L'hanno seccato? Lagga. Ho fatto cervello.
Ma cazzo, non perforo una secchia con questo. Matilda. Ma Matilda è perforabile comunque, a me mi perforano come niente col Matilda. Sette a 12? Sti cavoli. Matilda, non so se è il solito, ma fa flash Matilda, eh. Sì, è il solito. Questo che fa più al sole? Il K1 me lo ricordavo che sdingava bestia, qualsiasi cosa. L'hanno modificato. Questo da solo. A 5 ne ha fatti fuori lui. Come si usa un medio? Però l'ha ben equipaggiata, che ce l'hanno in medica, molto probabilmente c'ha anche soldati ben skillati. Molto probabilmente ci avrai soldati tipo con 4 skill, che se è tutto agghindato. E a livelli bassi conta tanto le skill, anche a livelli alti, eh. Però siccome a livelli alti, se te c'è 4 skill sui soldati, molto probabilmente ce l'hanno anche gli altri. A livelli bassi, se te mi metto in 6 con 4 skill, gli altri al 90% non ce l'ha nessuno. Perché solitamente non si mettono a livelli 6 i soldati skillati, almeno. Io forse ho il K1S, che non si chiama più K1S, ma si chiama credo KV85, e c'ho credo 3-4 skill sui soldati, unico 6, che prima si chiama K1S e poi l'hanno modificato. Comunque lui si è giocato bene, no? Anche se perde 5 kill. Ma che fossero stati tutti da un colpo l'uno, o fuori anche il sesto. No, l'ha sbagliato. No, però non lo fanno fuori. Non è che fai il settimo, dai. Per un pelo. Comunque bravo, si kill. Per un pelo faceva il settimo. Allora, va bene. Io ho fatto pochino, non è che ho fatto tanto. Abbiamo perso, quindi la possiamo anche rigiocare. Allora, io direi di fare, ne vorrei fare una fatta bene con lui. Non tante, una. Solo che non ho più la pazienza di stare a cecchinare. Non lo so, mi si è modificato il mio DNA, si vede, non lo so. Prima una volta ci stavo tanto bene. Artiglieria, stavo lì in un angolino, mi guardavo tutta la mappa, ero un pascià. Cacciacari, mi stavo in un angolino imboscato, sfruttavo l'occasione, ero un pascià, ero sempre l'ultimo a morire. Ora mi sono stancato, boh. Si cambia nella vita. Sette livelli 8. Cioè lui, capito, tanto non perforando, non è perforante l'amico, quindi anche se gli metto, mette anche quei 10, tanto. Che non gli mancherebbe il coraggio, al gioco, mettendo quei 10, non è che... Comunque anche questa mappa qui è bellissima, l'hanno modificata in una maniera spettacolare,
parte l'acqua celeste così non è. Io non la berrei. Dannamo, io purtroppo sono spaesato perché modificando le mappe così. Io prima sapevo magari uno o due punti a mappa, ma giusto uno o due, perché non è. Adesso non si può manco quelli, mi dove vado. Io solitamente non, quando non so le cose seguo gli altri che dico magari sono più bravi di me, anche perché insomma mi scioglie tanto. E però tutte le volte che seguo qualcuno finisco in una maniera assurda, male, ma male male. Una volta ci si metteva a cecchinare qua giù, però io vedo che non ci va praticamente più nessuno, non vorrei che fosse diventata una roba portabilissima, magari mettersi qua. Una volta ci si stava, magari sparo anche qua. Infatti è sportabilissimo, è diventato sportabilissimo, perfetto. Ecco perché non ci si mette più nessuno. Una volta ti ci mettevi e ci potevi stare anche tutta la partita. Bello, mi sei piaciuto perché fai tutte le tue cose fatte bene. Tutta la partita, per i tuoi danni, che sono tanti i danni che fai, sei proprio un elemento essenziale. Come ti guardano al primo pollo? Allora, facciamo, dai, un po' di RHM, che io una partita ogni tanto devo fare con l'RHM, cannone corto. Bello, quei 10. Ma sei un tesoro. Comunque ho capito che non ci si mette più, perché non ci andava più nessuno. C'era un perché. L'RHM, cannone corto, contro 10. E posso pure andare a fare l'ortiglia, che tanto. Cioè soffro meno a farlo per raccogliere ortiche, che forse mi diverto anche di più. E quindi dove vado io? Che faccio? Non c'è l'artiglieria, strano. Ci sono il cocco dell'artiglieria nemica. Dove mi metto qua nell'angolino? Io sono il cocco dell'artiglieria nemica. Mi vuole un bene l'artiglieria nemica, come mi vede, mi mira e mi tira di tutto. E mi metto qua, no? Dovrei essere abbastanza protetto. E però non vedo un cavolaccio io. Tacci loro. Riesco a ritrovarmi tutti, adesso però io se vado via mi legnano. Non vedo niente da lì. Mentre una volta ci si vedeva da lì. Proviamola qui, magari siamo un pochino più alti. Tanta artiglieria. Sì, da qui riesco, ma non volevo andare così lontano, volevo essere un pochino più vicino, però. Perché così lontano non li miro nemmeno, cioè. Io non volevo andare giù. E poi che vado a fare tanto col 10 non. Che c'è sempre col 10. Eccoli. Anche qui ti mette quei 10, te saresti obbligato a cosa? A usare i gold, no? Tutto il succo del discorso è quello, usare i gold. E se te non hai gold. Un po' guarda che corazzati che ci sono.
Se te non hai gold, allora questi manco ci provi, no? Se hai gold magari qualcosa combini. Ma che faccio? Manco ve li spotto perché l'ha spottato quell'altro. Atteggio. Ma questo se esce, esce con la torretta e basta. Da quell'altro come si espone allora? Sì, la lunga, mi si era bloccato il coso, altrimenti. Beh. L'altro è sempre lì, mezza vita più o meno. Questo lo trita. Bello, mamma mia. Si vede che pallone. Oh! Benvenuto. Ma cosa ho fatto? Cosa, zitto zitto, occhio d'occhio, chi era? Manco l'ho visto io, vabbè, e questa se la spunta nasino fuori. Ma tanto non lo penso con la torretta e basta. 5-11. Dopo me cerchiano, infatti. Merda. Lisciato. Vabbè. Che è rimasto? Lo scoppio. Io nella mia nabagna ne sono contenta di aver fatto i danni a un livello più alto di me, credo, no? Pensavo di far zero a sto giro. Vai, dai, dai, dai che lo becchi, dai che lo becchi. Vabbè, pensavo mannaggia. Pensavo lo tirasse giù. 6-15 comunque. Vediamo un po' se sono andate in rosso. Ah, mi ha dato 10.000, quindi il rosso non ci va, se no era andato in rosso. Che poi credo che questo, il premio per la grande vittoria, che poi abbiamo perso la vittoria dei... Allora, o addirittura, che è a livello o... Comunque ipercorazzato, quindi va benissimo. È giapponese, se non mi sbaglio. No, come lo non è giapponese? Sì. Ah no, livello 8. Però è ipercorazzato, perché gli ho sparato sotto e non mi dava nemmeno il cosino verde, me lo dava arancione, quindi non ero manco sicuro che penetrasse.
Allora, volevo vedere una cosa della partita precedente. Ecco, io avevo preso l'OBJ 416, che non è quello che ho visto in partita, infatti è più... però aveva la torretta tonda, non l'aveva, diciamo così, era tondo qui in cima. Si vede, questa è la prima torretta e la seconda è quella stondata. Che però è infatti un medio, quell'altro era un pesante, che l'avevo si era vista in partita la prima, la seconda partita, credo. Era un pesante. E quindi tipo l'OBJ 705, qualcosa del genere era. No, non era questo. Però comunque gli assomigliava, solamente era un pochino meno defilato. Questo, quell'altro era un pochino meno grosso, questo è un pochino più defilato. Ed era un pesante. Io comunque avevo provato questo, il medio, perché comunque devo fare anche delle missioni con il medio, e mi sono trovato malissimo. Poi io ho visto gente che l'ha giocato e lo gioca in una maniera spettacolare. Dipende. Nelle mie mani un po' tutto non gira granché bene. Però allora torniamo, facciamo un livellino basso, dai. Tanto per prendiamo lui che mi manca ancora per andare al 5, il Churchill mi manca 4.000, 11.000, mi manca 7.000. Questi livelli qui, no, ma io basso non ci ho voglia, questo va. Facciamo, ma voglio di farmi il KV85. Ah, vedete, come dicevo prima, c'ho 3 skill. Giustamente a livelli 6, almeno per quello che percepisco io, difficilmente c'è un altro. Ecco, col livello basso, quando è più livello basso mi metto in cima. Ma guarda che col livello alto mai. Vediamo, anche se mi metteva con livelli 7, non me ne fregava niente. E poi ora la responsabilità di far tutto non è nemmeno bello. E qui vado all'attacco. Tanto sono sicuro che mi ritroverò a livelli 6 davanti, pari pari. Bella anche sta pozzangheretta, laggatona. Sta pozzangheretta che hanno messo è bellissima. Cioè, hanno messo dei particolari veramente belli, secondo me. Che di qua dalla parte là non ci vado così male, che se non erro c'è il ponte. Mamma mia, che obiettivo largo. Questo, se non stringe l'obiettivo, credo che era lui che c'era. C'era un carro che se non sparavi obbligatoriamente a mirino totalmente chiuso non penetrava neanche a livello 4. Non mi ricordo se era lui, che comunque mi sembra era un livello 6. Sono da solo? Sì, ti pare. Io da solo non mi conviene. Se gli altri sopraggiungono, perché se no è inutile essere in cima alla lista se poi mi ritroverò solo con 3-4. Si è arrivato la vita. A posto. A posto, Nini! Perché poi sono scoperto di mortacci loro? Indietro, indietro, indietro. Questo però te lo pigli.
ste pure zittino. Ete pure zittino. Basta che non mi colpisce a me. Dai, io vado avanti, spero a proteggermi. Era questo forse che mi dino. Certo non becca una secchia. Fuori uno. Io. Vai, levati dei coglioni. E questo se ne va. Ma gli altri? Ce l'ho dietro? Penetrava quello di piccolino, eh? Ce n'è adesso un altro con poca vita, oddio. 4 a 11? Comunque ragazzi, ogni tanto mi dà laggata. Anche adesso mi sta. Niente, sono di là, tutti di là allora. Vale. Cioè tutti, in realtà sono in due, gli altri sono a cecchina sicuramente. Figlieria che qui mi becca che è una bellezza. Non mi ricordo se era questo carro che mi viene aperto o era una tragedia. Guarda, sono circondato. Le parti non posso guardare. Infatti vabbè, ero rimasto l'ultimo. Ho cercato di andare alla base sperando di avere un po' di supporto, ma ero già accerchiato, ero rimasto l'ultimo. Forse si poteva lasciare più velocemente quando ero dalla parte di là, ma non avevo visto che si era già in perdita così. Peccato. Allora facciamo un. Io vorrei fare un Ferdinand pure. Alla fine quelli che devo portare avanti non li porto avanti, perché sono di livello basso, non c'ho. Ecco, ho preso l'8 con i 10, prendo il 6 e mi metto in cima, mi devi mettere in cima adesso, mi divertivo anche di più. Ora il Ferdinand con i 10, anche qua, se non c'è gold dove vai? E tutto il gioco è strutturato per farti usare i gold, siccome i gold si comprano con i soldi, che in realtà si potrebbero comprare anche con i soldi che guadagni, ma se te non usi diciamo, se te usi l'argento, cioè i soldi che ti guadagni giocando, vai in rosso sparato. Se te invece usi l'oro, che è quello che te compri, non vai in rosso, perché te li compri con l'oro, non usi l'argento. E loro, secondo me, questo giochetto del matchmaking lo fanno per quello, altrimenti non c'è senso che io 8 vado con un 10, che ce la fa. Questi vanno indietro. Che mappa è questa? Questa è quella con la collina. Non ho capito qual è questa. È quella con la collina che prima non c'era tutto sto casino della.
Anche questa non l'hanno modificata un casino. Mi ricordo se andavo sulla collina, però si era in un'altra modalità. Andavo sulla collina a cecchinare. E non c'era questa collina qua. E quindi dove vado? Già visto, ma ho visto un 20.000 perché non so dove minchia andare, capito? Io qui non esco perché se esco mi acchiappettano. Buono, che forse avevo quasi inquadrato. No, me l'ha spostato all'ultimo secondo. Ah, il caricamento, ovvio. Sul 4 me l'ha messo. Se mi giro. S7, dove lo buio S7? Mi spara leggero? Sono tutti di là. E qua non ci sta a fa una secchia. Vai, vai, non ti fa spottare. Purtroppo forse le posizioni si ingannano quando c'è che. Poi mi hanno messo anche una posizione che da questa posizione qui non ci gioco nemmeno mai, quindi manco quei pochi punti di riferimento rimasti da la mappa modificata, non ce la manco più. S7 lo bucherò da qualche parte. Se lo becco, tagliarlo forse. Quella posizione lì no. Perché anche se metteva fuori la testolina, metteva fuori solo la torretta. Come vedete lì, no? Quando me lo piglio? Solo 4,50? Perché l'avevo prima di più? Oio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 
No, troppo, lo sapevo. Vediamo, mi sta puntando. Ferdinand è preciso, ma non... Così. Non spotta di nessuno, c'è rimasto lui che spotta, ho basciato. Non gli posso dare mano. 7-8,
è meno spunto secondo me, perché so benissimo che Vado, ma porca troiaccio, ma perché devi tirare storto? Bastava tirare dritto, lo prendevi. Non sappiamo mai se l'ho preso, ma spara quell'antica storta quanto basta per non prenderlo. Ma vaffa, però me lo rendevo più preciso il fermo, ma molto, cioè mi guardavo il Ferdinand, non sbagliava manco di un millimetro al colpo. Posso fare niente in base 7 e 10, qui mi secca, no? Uno spunto, no, ha girato, cazzo, si è fermato, ha girato. Via via via, che tanto l'hanno spottato. Erano 7:11. Madonna, è laggata. Guarda che sparano, non li spot, capito? Almeno quando sparano devi vederli. Via. Non ci ho fatto girare. C'è una sola artiglieria. Daniel Pen, benvenuto, terzo. Signor Pen, terzo. Allora, che prendiamo? Magari rifare un'altra, perché sta batteria non mi ha convinto. Anche se non devo portare avanti il Ferdinand, però quei 10, si è fissato, io devo andare a conto 10 e niente, e ci va col Ferdinand sta roba qua. Allora RHM mi fa accompagnare, ora c'ho il cannoniere lungo. Quindi forse qualcosina fa, no? Che non è lunga, buona penetrazione. Poi abbiamo anche quello svedese che non lo conosco. E io seguo l'RHM, va. Ma questo è capito che è morto. E ci mette sempre un po' a riconoscere perché sono cambiati.
Io qui il punticino mio ce l'ho, ma ci sta andando anche. Stiamo andando in 4. C'è un'artiglieria, stiamo andando in 4, mi dite che cazzo deve andarci in 4. Ora non sparatemi però a me. Allora, date che vi siete fermati, vado io. Io sto al laterale, tanto di essere in 3. Almeno che l'artiglieria. Bello! Madonna che schiaffo gli ha tirato, quello rosica 20 anni. 1200 gli ha fatto, gli ha preso la stiva di munizioni. Da culo, ovviamente. Questa è la classica posizione da Luciacardi. E delle volte si fa dei bei punteggi, stando qui delle volte non si fa assolutamente niente. Vediamo poi vedo che succede. T49 ha preso coraggio. E poi non era, no, il livello 9 il T49, non mi ricordo io. Era un 8. Più un giro segue e qui non sta a fare niente, però se vado là nel mezzo mi seccano. Lo scorpio tanto non spunta, non spuntano niente, quello ci crepa e qui non stiamo a fare niente. Che uno è forse bravo con la piglia, già sa più o meno la gente dove si piazza, che ci sono quei punti classici dove la gente va sempre. Col pettino. Che cazzo, mi ha spottato. Ma l'ho chiamata artiglieria, ma di qua mi conce, eh. Essendo lento faccio anche gola. Andiamo, non facciamo niente neanche a sto giro. Là sono in difficoltà. Ecco l'artiglieria, vedi? La vedi l'artiglieria? Eccola. Ah, è un punto che delle volte si fa delle belle robe e delle volte non si fa niente. Un po' a sorte. Capito? Purtroppo il Ferdinand è anche essendo lento, una volta che prendi una postazione per uscire e andare da un'altra parte non è che sia così rapido. No. Basta artiglieria, basta artiglieria. Cazzo, lascia nemmeno un cingolo. Niente, forte niente sto giro. Basta. È bello, ho fatto nulla. Zero. 756 per diciamo che gli ho fatto pena. Già, dai, piglia, dai. Allora, andiamo avanti anche con i piccolini, tanto vanno fatti. Anche se il più fuori off camera perché. Dai, Matildino, via. Thank you.
Inglesi io li sto provando adesso perché non li ho mai. Ho provato la P8, ma cioè, io lo vedo tanto a giro, li ho giocato spesso. Poi ora forse, ora non lo so se è cambiato, se l'ho nerfato, non lo so, perché sono tipo un anno o due che non entro più. Quindi non so se è come una volta, però una volta ne vedevo tanti tanti. Però fondamentalmente è lento, fa 100 qualcosa al danno, 110. Carica veloce, sì, però capito, se viene un medio, un leggero che ti gira intorno, è finita. Da quello che sto vedendo, un po' tutti gli inglesi sono stralenti. Io ho visto che il carro. Dove sto andando io? Ah, no, perché nel mezzo? Io seguo la gente, ma perché i pesanti vanno nel mezzo? Quando qua i pesanti vanno nel mezzo? Non l'ho capito, sto chiacchierando, stavo seguendo gli altri. Perché il Type 95 va nel mezzo? Non è un lavoro suo. Ah, perché non ci sono artiglierie. Non ho capito, però. Se lo mette a rischi. Stringi, lo stringi, non serve più. Stringi. Dai, tanto per far compagnia a qualcuno con un po' di rumore. Stringi. Ecco. Nel momento che clicco si sposta. La percezione è un sesto senso incredibile questo. Ok, non serve più. Non serve più, grazie. Io faccio il guardiano, io controllo che sia tutto. Ma non sparo, controllo e basta. Faccio il guardiano dell'hotel. Vai figlio, mamma mia com'è lento. Io tutti i carri, ho notato. Nel tempo che tutti i carri sotto i 30 km orari non li sopporto, per questo in inglese non li ho mai fatti, perché ho notato che, anzi, mi ricordo che tanto tempo fa ho preso il T95, che è quel carro mostruoso, impenetrabile, fa anche tanto danno, che mi sembra fa sui 750 se non mi sbaglio. E dai, piano, mortaccioni tu. Mi pila l'angoscia, mi pila l'angoscia. E mi ricordo che. Bene. Mi aveva praticamente esasperato perché non riuscivo a farne niente. Perché cosa succedeva? Se la partita. Se diciamo la partita si metteva male e si perdeva, mi rusciavano. Trovo sempre il medio. O comunque qualsiasi carro veloce mi girava dietro e mi finiva. Poi comunque anche sul cupo c'è, cioè, la gente sa dove sparare, eh? Non è perché il T95 ti sparano sul cupolino e ciao. Però cosa succedeva? Che se la partita era si metteva male, trovo sempre chi mi girava intorno e mi prendeva fuori. Se la partita si metteva bene, succedeva cosa? Che io non facevo niente perché la squadra era troppo rapida e io restavo indietro. Oh, e leviti di. Bravo, tira giù, fatti vedere bene. Quindi se la partita si metteva bene, era di quelle rapide, che la gente che si vinceva, io non facevo niente perché rimanevo indietro. Se la partita si metteva male, perdevo perché allora. Perdevo perché praticamente mi lasciavano, e quindi poi alla fine volevo prendere il 10 ai tempi, alla fine no, l'ho venduto, ho detto non ce la faccio più, e ci ho fatto sopra anche un bel po' di punti. Che poi 20 km orari sono il massimale, perché se c'è la sabbia vai a 10, se c'è una cunettina, cioè io a 20 non ci arrivo quasi mai, è un dramma. Vabbè dai, sconfitta, hanno perso? C'è un altro.
Anzi, vi faccio vedere il T95, quanti punti c'ho sopra. E poi l'ho venduto la disperazione. Quindi io non ho mai più preso carri che facciano meno di 30. C'ho 127.000 e a 127.000 l'ho abbandonato. Ho detto basta, non ce la faccio più. La disperazione. Guarda che lasciare 127.000 alle spalle è tanto. Anche qui con i soldi, con i soldi, benedetti soldini, uno potrebbe fare la conversione e se li butterebbe qua. Sarebbe mica male. Qui a spendere voglia. Quanto ce n'è. Dai, un altro Matilda, dai. È sempre bello che il bot mi spotta. Beh. Ti eri nascosto bene, ma t'han visto. Il bot si chiama Zeno, si chiama. Com'era quello Zenigata? Era quello che stava dietro a Lupin. Zazà, in confidenza. Il bot si chiama Zenigata. Cartone bellissimo, tenuto. Perché era Margot, Zenigata. Poi chi era? Il resto della banda. Non mi ricordo più. Allora, questa che mappa è? Mamma mia, brutta. Brutta, vado in città, voglio fare il grosso. Voglio fare il grosso. Ah no, non è quella che pensavo io, un'altra, anche qui l'hanno modificata. Cecciornia! Ma perché mi ritrovo sempre da solo? Prendo una decisione e mi ritrovo sempre da solo, ma perché? Poi, ecco, vedo sempre di peggio. Vediamo un po' se Loi. Ah, l'ho fatto a te Loi e io. C'è niente, non l'ho visto. Non hai visto un nano, non vedo niente, sono nano. Sono mezzo metro. Niente, non vedo nessuno. E io vado via, non ci ho voglia di stare lì a camperare. No. Facoltà psicologica. Oh, aiuto! Che una volta contrappolato uno e fammi gode un attimino artiglieria poi e ti ho detto artiglieria mi vuole bene, non ci si può fare nulla. Tempo fa avevo beccato uno e lei si chiamava Zazà. Jigen, cioè anzi Jigen, che era quello con la sigaretta, che teneva sempre la sigaretta in bocca, quella tutta storta, tutta piegata. E poi c'era il samurai. Spettacolare il cartone. Andiamo. Oh, 5-11, eh. Avete un trappolato uno nell'angolino, perfetto. Voglio vedere che gli racconti, mo, all'oi qua. Che proprio che gli racconti e andrei via un cincinino e vai il sedere vai che ma che aspetti? Ah vabbè, a parte era chiuso, non è che poteva fare nient'altro. Allora
Questo gioco qui è un gioco che è bellissimo, che è uno secondo me dei migliori simulatori con tutti i pro e i contro. Il problema è che si rovina per il fatto dei soldi, solo per quello, perché se non ci fosse la questione dei gold, basterebbe levare i gold, non, se non esisterebbero i gold sarebbe un gioco spettacolare. Mi fa il matchmaking giusto, nel senso i 7 con i 7, gli 8 con gli 8. E mi levi gold, sarebbe un gioco spettacolare. Invece è tutto rovinato perché cioè non metti gold, perché sennò il matchmaking è sballato, perché così, capito, una volta 2, 10, 20 poti in cavo, allora cosa fa? Allora metti gold anch'io, che poi si potrebbero anche mettere, però se io pago 1600 al colpo, ogni colpo sparato 1600 a livello 4, per esempio, se noi prendiamo un livello, dov'è? L'75, dove sei? E poi no, questo è, non è, è un jet tiger, dov'è? L'75, se io vado a prendermi i gold, che il Cigioma non li uso mai, 4800. Quindi se io li uso, anche se vinco e faccio anche un bel po' di danni, vado al rosso sparato, perché metti che ne uso una decina. Sono 40, più di 40.000, sono più di 40.000, 50.000 e sono tanti. Dove li recupero io 50.000? Cioè, o faccio, li ammazzo tutti io, non lo so. E arrivassero sta cazzata del gold, sarebbe un gioco spettacolare. Il problema è che se io lo farei in maniera diversa, io per esempio metterei. No, ho sbagliato un attimo, ho sbagliato a cliccare, l'immortale. Vabbè, andiamo. Volevo cliccare un'altra cosa. E in cima l'ho messo. Stavo dicendo, io per esempio metterei tutti i carri, qualsiasi, acquistabili, con la scelta di leverei i carri premium, perché anche quelli avvantaggiano un casino. Metterei tutti i carri che si possono sia prendere giocando, ossia acquistare. Perché per esempio, se io voglio un livello 10 e devo cominciare la linea dall'1, ci metto dei mesi. Invece se io per dire vuoi prenderti il 10, ti puoi andare a comprare direttamente il 10, però chiaramente ti costa. Però un altro che ci arriva giocando a prendersi il 10, alla fine arriva con il tuo 10 dello stesso livello. Però te, quell'altro si è fatto tutta la linea, te invece sei andato subito a prendere il 10 e hai saltato tutto e ce l'hai avuto subito. Così sarebbe buono, perché secondo me così la gente comunque si comprerebbe i carri, perché non tutti hanno voglia di stare un mese a farsi tutta linea. E però lo stesso che arriva al 10, il pari tuo, che magari se l'è giocata tutta, c'ha un sacco di ore di gioco alle spalle e ha un carro comunque del tuo stesso livello. Invece per i carri premium sono meglio perché sono premium, gold ti penetrano di più, io non uso i gold quindi non penetro. E sfalsa un po' tutto il gioco. Il matchmaking è tutto sfalsato perché così gioca sulla frustrazione della gente, fondamentalmente è quello, no? Che se no, che senso ha un 8, magari a volte manco fullato vai con 10? C'ha senso? Cosa vado a fare? Poi bisogna anche saper giocare, cosa che io non so fare, perché io non mi reputo un buon giocatore assolutamente, però sicuramente il premium e il gol aiuta e non poco. Torretta, non voglio sparare per niente e farmi sfruttare. Manco lo vedo. E manco lo vedo. Male sono. Allora, dato che mi avete visto, vado anche giù. Chiudi, chiudi. Che ha sparato un quarto d'ora dopo? Ma
Che cazzo? Mi ha laggato, ragazzi, ho sparato un quarto d'ora dopo. Sparato e stavo già arretrando io. Cazzata. È quello che mi sta mirando, eh. Cioè, ho cliccato, ma ha sparato quando stavo già arretrando. L'artiglieria non c'è. Siamo già 2 a 5, ragazzi. Io voglio andare avanti, mi sono già rotto le balle di sta fermo. Il problema è che qui ci vorrebbero anche via lateralmente. Ma siamo qui un quarto d'ora, aspettiamo che ci circondano, dai cazzo. Ad averlo via alle spalle già. Muovete un po' il culo. Qui però vengono tutti i coglioni, eh. E quello fa il cecchino, questi stanno fermi bloccati. Tacci tua. Ma sono pure fermo il motore. Niente, non ho combinato niente. E ora me lo spawn, poi guarda dov'è. Come fai a non spottarlo? Poi chiaramente bisogna saper giocare, io ragazzi, come vedete, non so fare, anche perché l'E75 è un ottimo carro, però io non lo piglio praticamente mai. Bisogna anche un po' saper fare, ma anche giocarli un bel po'. La mora che sono morto è spottato di continuo. Comunque vabbè. Anche questa si perdeva la grande. Che poi dopo un po' io mi rompo le palle a sta fermo lì. Anche perché quelli stavano fermo lì nell'angolino per non essere colpiti, però quell'altro avevano già sfondato, l'avevano già accerchiato e tutto. A quel punto vai e sfonda. Poi al limite perdi, ma è una pazienza. Niente, ho fatto niente. Però se stai fermo lì, aspetti. Voglio prendere una cosina. Voglio prendere il mio preferito. Prendo un del rosso totale. Poi quando è vero che la partita si perde, cioè non voglio di stare lì un'ora, lì aspetta cosa, vado, poi se ne vado fuori vado avanti, sempre. Allora questa minchia, questa non l'ho mai fatta, cioè l'ho fatta tante volte un paio d'anni fa e mo sarà tutta cambiata. Cazzo. È tutta cambiata. Qui c'era la cunetta, quindi cos'è? D9, dove ci si andava sempre a cecchinare. Poi di qua in E2 c'era il castelletto, mi ricordo. Vabbè, non c'è più niente. È brutto stare nella mappa e non sapere più da quale parte passare perché è tutto cambiato. Nessuno va più sulla collinetta perché è troppo vicino alla collinetta, ci vanno mai gli altri. E allora qui che stiamo qua a fare da bersaglio? Niente.
Lynette è troppo lontana. L'hanno spostata. Prima ci si arrivava perché era una collina che toccava un po' tutti e due i lati. Loro stavano dal lato di fondo, questo stava dal lato di cima. Invece mo sembra che sia solo dal lato per i rossi. C'è T95. Qua era un casino, non ce la tiri arrivato. E qui vieni bersagliato parecchio, sia dal castello che da un po' tutti i lati. Andiamo in fondo. T95, in modo di tirare giù questo. Castello l'abbiamo preso noi? Nostro? Castello c'è sempre comunque. Lì c'era la cunetta dove si sparava sempre, però l'hanno rimpicciolita. Quindi mi sa che non serve più niente, infatti non ci va nessuno, prima c'era pieno. Chi se lo becca il cupolino? Poi il T95 è un bello sporacchio, cioè nel senso comunque fa paura. Poi sta qui fermo. Ora faccio il giro di là. Vediamo che succede. Non c'ho più. Una volta con i cacciatori mi trovo bene perché stavo sempre nascosto, c'ho i miei punticelli. Quei due o tre punti, anzi forse due punti a mappa, nemmeno tre. Stavo lì bello accovacciato, facevo quello che dovevo fare. Adesso non avendo più i punti di riferimento, ma nemmeno senso fa quello che facevo prima. Dove lo faccio? È merda. È come il buio. Madonna, esce proprio per il piano. Io non so se lì nelle aree lo fanno in becca, però per non rischiare. Non fa la fine qui di Scooby-Doo. E spero ci muoia solo lui. Cioè non gli tiro io che sono 9. T95 blocca tutti. Non mi ha visto. Ha puntato proprio. Questo manco meno quadro. Che famo? Sono tutti bloccati. Io non so se realmente mi ha spottato oppure no. Però se ha spottato lui, mi ha spottato pure a me. Reazione del cavolo. Se scendo di qua, mi pia. Se vado su di qua, mi pia. Burrello della Luzia. Che famo? Io poi non so se ha scolato lui perché non lo vedo.
quindi non so se probabilmente sì, ma non so se esplora lui o un altro. Perché erano in due. Non voglio bloccare lui adesso perché... riuscissi ad aggirarlo questo qua, andare dietro, tirati. Mannortacci, sempre al momento sbagliato. Adesso sta di là. Aperto. Dov'è? Ci do matte via. Merda. Niente. Ci provo. Mi la seccavo, eppure ho mirato il cupolino proprio. Ti serve? Non pago? Piglia. Aspetta, sono... 2 minuti è finito, faccio l'ultimo. Niente, ci ho provato, anche perché ho bloccato tutti. Va bene, ragazzi, facciamo l'ultima. E l'ultima, siccome abbiamo fatto la prima con l'artiglieria, ma era andata male, poi c'è il MOS, ma ho dato dei problemi. E non so quanto convenga rifare con l'artiglieria. Devo provare questa qui, l'americana, che tanto è che non la prendo, però non l'abbiamo skillata tanto bene. Dice sì, il motore non l'ho preso. 100.000, se ne frega, fai senza motore. 1050 al colpo, dice sì, eh? Ora vi faccio vedere quanto fa, 1050 al colpo. Qui abbiamo queste qui che sono quelle gold, quelle normali. 1050 al colpo. Ma non le fa, ma neanche la metà fa. Comunque, poi con questa mappa qui vanno tutti nel centro, quindi manco di là fa senso. Perché tutte altre più artiglieria? Me la mette in maniera che non la posso utilizzare. Perché se c'era bandiera contro bandiera, mi mettevo nel solito punto qui a 1, a 2, ma cosa facevo? Così non lo posso fare perché non ci va la gente da questo lato qua. In città non ci posso andare. Vediamo in quanti vanno di là. Vanno in due.
Non c'è senso, non lo dico, a meno che non si inventano un rascione strano dalla parte di là. Sempre da inventare qualcosa che non fanno usare l'artiglieria. Io posso provare da qua a fare qualcosa in città, ma non nel suo lavoro, sempre che la casa non gli dia noia. Sì, qualcuno c'è di là, ma solitamente sono. C'è il mouse che mi rompe un po' le balle. Questo naturalmente non si può prendere, lo Scorpion G. Scorpion G credo che stia più o meno qui. Non torna perché non è centrato. Sarebbe più o meno qua, qui non ha senso che stia qui, quindi sicuramente si è spostato. Andiamo un po' di qua, c'è un bashuttle, forse di qua, ma non lo piglio, cosa che gli dà noia. Vediamo se di qua qualcosa, di qua non prendo niente, qui non prendo niente, nel mezzo non prendo niente, non riesco qua. Da qualcosina c'è, però insomma non è come se si fosse nell'altra modalità. Attenzione. Dobbiamo star qui. Magari le levo queste modalità qui, così almeno al centro becco poco. Momento. Qui forse qua. Anche se ne sono scemi. E qui non ci si mettono. Almeno qui. Poi proprio lisciando lisciando, eh. È un po'. Dai, ti stai prendendo il punticino. Dov'è il colpo? Dove cacchio è andato? Adesso è sparato da qualche parte su un tetto, no? Perché se va più indietro, no, però se naturalmente è picchiato sul tetto della chiesa. Guarda, di là qualcosina facevo, sono 1, 2, 3, 4, 5. E quasi va di là, mo. Vediamo se riesco a colpire questo. 1050, oh, proprio come, capito, su carta, uguale, 1050, precisi. E l'ho preso di fianco, eh. Dai che è un pesante, con l'OBG 257, amor di Dio, però fammi la metà, fammi 500. Ci è rimasto male, è rimasto un po' di successo. Intanto che è successo qua? Delirio? Io qui non sto asportando più nessuno perché sono tutti defunti. Ok, ce l'ho linea rossa, niente, mannaggia. Basta un pochino qui, guarda, vai qui. Vai qui, dammi retta, senti come ci brucia qui. Come al biliardino, si metteva il ditino, senti come ci brucia. È uguale. Adesso questo non uscirà mai da quel buchetto lì. Neanche se arriva la finanza. Capo 4. Vai, vai a casa, vai. A casa che è pronta la cena. Di là stiamo perdendo. No, sta serio.
Station, uno lì io quasi quasi. Da qui non è che becco qualcosa, magari. Ma dai, c'è il montagnone, non becco niente. Questo, a meno che non esce di qui, non uscirà mai. Niente. Se andavo in A1 A2, molto probabilmente qualcosa di più facevo. Però solitamente la guerra, diciamo, va sul centro, non va lì solitamente, cioè la guerriglia lì. Che quindi un becco, dov'è? Sarà dietro questa casa, era. Sono tutto il rosso qua. Vediamo se ci becco. Quindi sto dietro, adesso un passino c'è quell'altro, ma sulla secca. Ne ha fatto poco questo giro. Comunque avete visto di lato 300, quanto ha fatto? 300 qualcosa, non è che ha fatto tanto. Rispetto alle 1050 su carta. Vabbè ragazzi, comunque direi di concludere qua al momento, tanto ci vediamo domani verso le 6. Vediamo domani cosa fare. O porto Peace Ark, che l'ho preso ieri, molto carino, è un misto tra Minecraft e Ark, se no riportiamo avanti anche lui o anche FIFA, che è già un bel po' che non si porta. Vediamo un po'. Comunque ragazzi, vi ringrazio per la compagnia. Se volete iscrivervi al canale, mi fa piacere. E poi c'è anche il canale YouTube, che poi posterò la live anche su YouTube. Su YouTube ci sono altri 270-80 gameplay anche di altri giochi, quindi insomma, cose da vedere. Ci sono, anche se devo dire la verità, ultimamente YouTube non lo sto curando moltissimo, perché prima facevo l'editing di tutti i gameplay, adesso metto la live pari pari così com'è. La metto su YouTube perché mi sto dedicando a Twitch, dato che YouTube ha fatto, come diciamo, ha fatto un sacco di cavolate e si stanno un po' tutti lamentando, solamente che chi ha un canale grande ovviamente non lo molla, e siccome avevo un canale piccolo che era tipo un annetto che c'ero su YouTube, quindi ho detto sai che c'è, vado su Twitch, mi semplifico tanto 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 la vita, infatti è decisamente meglio. Quindi le live sono tutti i giorni dal lunedì al venerdì, non tutti i giorni, lunedì al venerdì su Twitch alle 6, e perché ho spostato l'orario, prima le facevo alle 5, faccio dalle 6 alle 8, e poi su YouTube posterò anche le live. Però su YouTube ci sono altri 180 gameplay di Itali che sono carini, quindi insomma, se volete. Niente ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, e vedete che ho grandi cose su World of Tank, non le faccio, però vabbè, c'è da giocare. Faccio il favore agli altri che si divertono più di me ammazzandomi. E quindi niente, vi ringrazio per la compagnia ragazzi, ci vediamo domani alle 6. Ciao a tutti, grazie.